Ciao a tutti, sono qui per presentare il 30° convegno nazionale AIF che si svolgerà a Roma dal 15 al 17 novembre, quindi praticamente da pochi giorni. E siamo pronti, stiamo lavorando per preparare questo convegno che rappresenta sicuramente un momento molto importante della vita della nostra associazione. Lo sono tutti i convegni, ci piace pensare che questo lo è anche un po' di più. Allora, prima un breve ripasso delle puntate precedenti, nel senso che nel 2016 noi abbiamo fatto con il convegno di Bologna il richiamo a 4Vision 2026, c'era stata un po' l'illustrazione di uno scenario futuro, di quello che è non solo l'AIF che verrà, ma anche il mondo che verrà, e quindi come la nostra associazione si va a inserire all'interno di questo scenario. L'anno scorso a Genova invece siamo andati alla scoperta dell'America e quindi siamo andati a vedere quello che è stato l'aspetto legato proprio a mettiamoci in viaggio. Quest'anno a Roma lavoriamo invece su quelli che sono gli strumenti, su quelle che sono le cose utili per affrontare questo viaggio. E da qui nasce l'idea del titolo, il ruolo della formazione nell'epoca dell'informazione. E noi affronteremo tanti aspetti diversi attraverso anche quello che è stata l'elaborazione, la riflessione che ci ha offerto sia il nostro direttivo, il direttivo di AIF Lazio, sia ovviamente anche le riflessioni offerte dal coordinatore scientifico del convegno, che poi è Piero Dominici. Come è strutturata questa 3 giorni, che poi vedremo che in realtà è strutturata in 2 giorni e mezzo? Beh, intanto iniziamo il giovedì pomeriggio, anzi il giovedì mattina, che ci sarà un incontro presso 2 istituti scolastici di Roma. È un momento molto importante perché lì c'è proprio un progetto di public speaking sulle competenze del futuro. Le colleghe Beatrice Lomaglio e Emilia Filosa stanno seguendo questo progetto con studenti di scuole superiori di Roma. Devo dire che è davvero da questi primi incontri, che sono poi propedeutici a quello che sarà l'incontro del giovedì mattina, è un momento davvero molto significativo, molto importante, anche perché 2 studenti poi verranno il sabato mattina a fare uno speech di fronte a tutti nella giornata conclusiva del convegno, proprio su quelle che sono un po' le conclusioni di questo lavoro. Poi ci sarà il giovedì pomeriggio, che è dedicato alla parte di prologo, alla parte istituzionale. In particolare saremo all'Istituto Luigi Sturzo e lì ci sarà un prologo con la mia presenza, la presenza di Beatrice che parlerà proprio del progetto scuole. Ovviamente ci sarà anche il presidente nazionale Maurizio Milan, quindi sarà proprio il momento iniziale, il calcio d'inizio di questo convegno, che proseguirà nella giornata del 16, il 16 e il 17 saremo all'Università Europea, e la giornata del 16 sarà tutta dedicata alla parte di contenuti del convegno. Dopo una introduzione, ma non vi dico nulla di più su questo perché sarà soprattutto una sorpresa, e l'introduzione appunto da parte di Piero Dominici, avremo un bel momento con Edgar Morin, che avremo in collegamento e che quindi introdurrà un po' le attività di questo convegno. Poi ci saranno degli speech di 15-20 minuti. Vado velocemente a dirne alcuni, come quello di Erika Tiziato la mattina. Il pomeriggio ci sarà Antonino Raffone, Marco Bentivogli, e poi chiuderemo questa giornata con una sezione molto particolare, che è quella dei punti di vista, dove diversi esperti del mondo delle aziende, del mondo della pubblica amministrazione, delle organizzazioni in generale, si confronteranno attraverso poi come posso dire, il lavoro di moderatrice di Anna Masera. E chiuderemo le attività, diciamo così, legate ai contenuti con Mauro Magatti. Ma attenzione, perché il venerdì non è finita, nel senso che poi avremo un concerto recital con il maestro Claudio Capponi. E vi dico la verità, è un momento molto particolare perché ho assistito alla prova generale, è stata davvero un'esperienza molto importanti, direi un'esperienza unica. Questo per quanto riguarda il venerdì. Il sabato mattina invece sarà la giornata dedicata al laboratorio, l'abbiamo chiamato anche un workshop di co-design formativo. Ci saremo noi del direttivo e con i colleghi del direttivo di AIF Lazio, e questo lavoro sarà coordinato da Claudia Massa, ma anche da Marco Serra, che tra l'altro sarà presente anche il venerdì perché farà tutto il lavoro di facilitazione visuale. E questo sarà propedeutico a quello che è il lavoro vero e proprio che faremo all'interno dei laboratori. Ci saranno poi dei tavoli di lavoro specifici su scuola, terzo settore, mondo delle aziende, mondo delle professioni e quant'altro. Ma attenzione, ci sarà poi il momento dei 2 speech con i 2 studenti, che, come vi dicevo, è un momento per noi particolarmente significativo. E poi alla fine
ci sarà il momento delle conclusioni con Maurizio Milan, con il presidente nazionale Maurizio Milan, ci sarà anche Antonello Calvaruso, così come ci sarà anche all'inizio, responsabile scientifico di Life Academy, e anche Piero Dominici, che è il coordinatore del progetto. Dopodiché alle 13 salutiamo tutti, arrivederci e grazie. Scherzi a parte, noi vi aspettiamo con direttivo di Life Lazio a Roma dal 15 al 17 novembre. Ciao!